Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni di letteratura italiana in pillole e oggi facciamo Torquato Tasso. Torquato Tasso è un poeta tormentato, tra i più grandi poeti tormentati della letteratura italiana. Prima avevamo visto Petrarca, poi in seguito vedremo anche Foscolo. Perché questo tormento nasce dal fatto che lui vive a cavallo tra due epoche, tra la fine del Rinascimento e l'inizio del Barocco. Però il Rinascimento ancora non era del tutto concluso, il Barocco non era del tutto cominciato e quindi lui vive questa situazione ambigua di passaggio con forte, forte disagio. Per questo motivo, gli storici della letteratura hanno parlato di bifrontismo, con una parola piuttosto brutta. Perché da un lato lui era attratto dalla visione ottimista, dalla visione serena del Rinascimento, dall'amore dall'amore libero, dalla letteratura come divertimento, e invece poi fu costretto ad operare e a scrivere in un mondo completamente diverso, ossessionato dalla paura del peccato, dall'impegno religioso, della letteratura non come divertimento, ma come insegnamento dei valori cristiani. In lui c'era sempre lo scontro tra dovere e piacere. Dovere, appunto, era rappresentato dal Rinascimento, quello che avrebbe voluto fare e quello che avrebbe voluto scrivere. Invece il dovere era l'età della Controriforma, quello che in realtà scrisse. E quindi l'ideale era, diciamo, una sorta di posto felice, simboleggiato dal mondo dei pastori che vivono una vita felice a contatto con la natura. Invece l'irreale era simboleggiato dalla corte, dove lui era costretto a vivere. La corte, un luogo di inganni, di intrighi e di cose, insomma, disonorevoli. Ora, questo passaggio reale, ideale, tra dovere e piacere si vede anche nella sua produzione. Cosa voglio dire? La sua prima opera di grande successo è La Minta, un dramma pastorale che è stato scritto nel 1573. Ancora nella Minta c'era l'esaltazione di questo luogo felice, una sorta di paradiso terrestre, l'amore libero, e una visione serena. Solo che già c'era in un cantuccio la corte vista come luogo del dovere, come luogo della costrizione. Andando avanti col tempo, il rapporto tra dovere e piacere si capovolse. Infatti, nella sua opera, il suo capolavoro, La Gerusalemme liberata, c'era poco spazio nei confronti diciamo, di questo luogo felice, di questa età dell'oro. È rappresentato l'episodio, uno degli episodi più famosi, Erminia e i pastori. E invece c'era grande spazio al dovere, all'impegno, alla guerra e a ciò che si era costretto a fare. Poi nella sua ultima opera, poi li vediamo nel dettaglio, La Gerusalemme conquistata, che è una riscrittura del suo capolavoro, la parte felice, la parte, diciamo, l'Erminia e i pastori, è tolta del tutto e c'è soltanto la parte, diciamo, degli obblighi del dovere, e quindi è un'opera molto, molto appesantita. Per capire questo senso del peccato, questo senso del dovere, Tasso deve essere inserito all'interno del periodo storico in cui vive ed è l'età della Controriforma. La Controriforma è il Concilio di Trento, aperto appunto a Trento nel 1545 in risposta alla Riforma luterana. La Chiesa Cattolica, per difendersi dall'attacco luterano, diciamo, fece tutta una serie di cose contro la libertà, perché disse che questo era accaduto per eccesso di libertà. Quindi creò un clima di paura, un clima quasi l'ossessione del peccato. Molti andarono a finire a rogo. E non è l'unico, no, Tasso non è l'unico intellettuale che vive con paura questo periodo. Un altro grande artista che vive l'età della Controriforma, Michelangelo, vive questo senso anche lui ossessivo, tormentato del peccato. La sua opera principale è La Gerusalemme liberata. Lui a 15 anni, nel 1559, ha cominciato un poema sulla prima crociata, un poema cavalleresco,
intitolato Gerusalemme, solo che poi non l'ha portato a termine. Nel 1571, dopo la battaglia di Lepanto, battaglia nella quale i cristiani per la prima volta hanno sconfitto i musulmani, quindi rinvigoriti da questo grande successo, Tasso riprese il suo vecchio progetto e scrisse un poema sulla prima crociata, che è intitolato Goffredo di Buglione, che era il capo, quello che poi conquista nel 1099 Gerusalemme. Solo che non lo pubblica, sempre perché era ossessionato dal peccato, non so cosa ho scritto, non so se vado all'inferno, lo manda in giro ad amici e parenti. Nel frattempo lui va a finire in carcere, mentre lui era in carcere, questi amici e parenti lo danno alle stampe, senza il suo permesso. Quando, nel frattempo lui, quando poi lo viene a sapere, lo riprende, lo riscrive, lo peggiora, lo rovina e pubblica nel 1593 la Gerusalemme conquistata. Come abbiamo già detto, è un libro sulla prima crociata, quella del 1099, e ha uno scopo didattico, cioè dire, vedete uomini del 500 come gli eroi del medievale si comportavano? Facciamolo pure noi. Lui mischia il vero storico, che è la prima crociata, con, diciamo, la poesia. La poesia serviva, secondo lui, a indorare la pillola, perché il vero storico, quindi le grandi imprese, era troppo difficile da far passare come un messaggio e quindi lo, diciamo, circondava della poesia. C'era sempre lui l'intervento divino, in Ariosto c'era l'uso della magia, in Tasso invece la magia è solo degli infedeli, dei saraceni, dei cristiani c'è soltanto l'intervento divino, e l'intervento divino si vede sin dall'inizio, perché all'inizio le cose vanno male, c'è anche una grande siccità, poi c'è Dio che manda la pioggia e finalmente tutto cambia. E in lui l'amore viene vista come una forza diabolica, peccaminosa, che distrae gli uomini dalla meta, cioè dire combattere per Dio. Anche in Ariosto l'amore disturba, porta alla pazzia, però una pazzia laica, qui è un peccato. Tasso soffrì molto con il paragone con Ariosto, e infatti i critici preferirono appunto Ariosto a lui. Però ci sono tante differenze. Innanzitutto la trama è molto più semplice. In Ariosto ci sono tanti temi, tanti personaggi. In Tasso ce n'è uno solo, la prima crociata. Poi non c'è questo fantasy, questo fiabesco che c'era in Ariosto, ma è soltanto l'intervento divino. E poi si vede soltanto anche dall'inizio. L'inizio Ariosto dice donne, cavalieri, armi, amori io canto, quindi gli amori, i cavalieri. Tasso dice soltanto che di cantare le armi pietose, quindi c'è la guerra e pietose soltanto vuol dire divine. È un primo verso che prende dall'Eneide. È importante Tasso anche per la lingua, perché è una lingua musicale che influenza molto la lingua che sarà quella del barocco, però è una lingua molto alta, molto difficile, e lui si parla di monolinguismo perché è una lingua molto alta. Non me ne andate perché vi devo dire tre cose. Nel 2020 ho pubblicato La storia raccontata ai ragazzi, nel 2022 ho pubblicato L'impero romano raccontato ai ragazzi. Sono libricini di poche più di 100 pagine che raccontano le vicende storiche, spero come faccio io, chiaro. E poi nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i riassunti delle lezioni vecchie, li potete scaricare gratuitamente in PDF. L'ultima cosa, c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio, se volete contattarmi, con grandissimo piacere. Ciao a tutti!